12 motivi per dire no al taglio dei parlamentari. Motivo numero 4. Il Senato, stando all'articolo 57 della Costituzione, è eletto su base regionale. Questa riforma, sulla quale andremo a votare il 20 e 21 settembre, riduce il numero dei senatori dagli attuali 315 a 200. Questo cosa comporterà sostanzialmente? Facciamo un esempio. Mettiamo che abbiamo una legge elettorale proporzionale, ad esempio, con soglia di sbarramento al 5%. Riducendo il numero dei componenti del Senato, questo cosa comporterà? Comporterà che alcune liste, pur superando la soglia di sbarramento prevista, in questo caso dell'esempio del 5%, non riusciranno ad ottenere seggi in Parlamento. Perché? Perché essendo ridotto il numero dei senatori per ciascuna regione, avranno accesso all'assegnazione dei seggi soltanto le liste con maggiori consensi. Quindi quelle liste che anche, quelle liste anche, qualora superassero la soglia di sbarramento prevista dalla legge, si vedranno di fatto non attribuire alcun seggio al Senato. Perché? Perché riducendosi il numero dei senatori a disposizione per ciascuna regione, l'assegnazione dei seggi avverrà a favore delle liste che hanno ottenuto maggiori consensi. Quindi al Senato ci saranno liste. Entreranno in Senato le sole liste che otterranno all'incirca il 10-15%, alla faccia del rispetto delle minoranze. Io vi ricordo il mio penultimo libro scritto insieme a Paolo Becchi, Una riforma sbagliata, 12 motivi per dire no al taglio dei parlamentari.